cosa ha bisogno da questo punto di vista, da poi competere ad altri pari con gli altri come dire, competitor italiani in questo settore? Cosa ha bisogno? Io so che ci sono varie questioni che stanno a cuore. No, quello che mi sta a cuore è che ieri abbiamo, sto parlando dell'ISE che ha ricevuto una bella notizia dall'Agenzia delle Entrate, che tutti i contratti in essere e quelli fino al 30 di ottobre saranno gestiti con le vecchie e con le vecchie lingue. Poi il 1° di novembre dovrebbe essere applicata delle nuove regole applicate alle nuove regole sull'asilo. Ci stiamo lavorando con l'Agenzia delle Entrate. L'altra settimana abbiamo visitato appunto il direttore Ruffini, poi siamo andati anche al MEF. I tecnici dell'Agenzia delle Entrate stanno lavorando con i nostri, con il dottor Neglia e con altri che supportano questo per risolvere questa problematica. Perché? Perché noi siamo leader. Come ha detto l'amministratore delegato di Siemens, essendo leader vogliamo, non dico essere noi a scrivere le regole per avere dei vantaggi, ma perlomeno partire alla pari. Noi siamo leader, ma dobbiamo sempre soffrire come nelle gare. Immaginate di partire con l'handicap. Io sono appassionato di canottaggio, faccio gare da 1000 metri, okay? È come se gli altri paesi partono 200 metri avanti. Noi dobbiamo, perché poi il canottaggio è l'unico sport che non vedi l'arrivo, dobbiamo spendere energie, riprenderli e poi anche staccarli, perché siamo lì. Oggi, se non stiamo le colline, non vogliamo partire alla gara. Perderemo 72 milioni in toti a vantaggio della Francia, della Croazia e di altri paesi. Perché mentre Moscovici a noi ci manda l'inflazione, una procedura di inflazione, a noi, alla Grecia, a Cipro e a Malta, alla Francia manda una letterina, cerca di arrivare. Noi come primi della classe, e abbiamo, noi il commissario oggi è nostro, Gentiloni, facciamo i compiti il 1° di novembre, noi dobbiamo arrivare, dando minimo 2 anni di vantaggio ai francesi, perché loro applicheranno l'IVA forfettaria al 10%. La Croazia applica l'IVA degli alberghi. La Grecia si inventa, sposta il limite dell'acqua territoriale da 12 a 6 miglia, quindi è sempre fuori. E noi dobbiamo sempre. Ma chi ci rimette? Chi ci rimette è l'erario. Perché l'armatore trova, va a immatricolare la barca o in Francia o in Croazia e lui pagherà l'IVA a Parigi, e noi perdiamo 72 milioni di IVA. Devo dire anche che durante il lockdown siamo stati ascoltati, proprio perché io ho bussato a tutte le porte, e dobbiamo dire che riconoscere che abbiamo aperto le nostre industrie una settimana prima, i negozi di nautica 10 giorni prima, perché abbiamo dimostrato che esportiamo l'86%, che siamo il fiore all'occhiello del Made in Italy e quindi meritiamo un po' di rispetto. Questo è quello che io mi sento di chiedere alla Ministra. Noi non abbiamo colori,
noi non interessa di che colore è il gatto, a noi interessa che acchiappi dopo raggiungere l'obiettivo.